Bentornati amici del Calcio Magazine e buon anno dalla nostra redazione. La puntata di oggi, la prima del 2015, è dedicata all'ultimo turno del campionato di Serie A. Sassuolo, bestia nera del Milan, la squadra emiliana, ieri ha raccolto un importante successo a San Siro per 2-1, frenando così la rimonta verso il terzo posto costruita prima della pausa natalizia dai ragazzi di Inzaghi. Risultato diverso ma identica sorte per i rossoneri rispetto al match disputato un anno fa al Maffei Stadium di Reggio Emilia. Il 12 gennaio del 2014, alla 19ª di campionato, il 4-3 della formazione nero-verde costò addirittura la panchina Massimiliano Allegri, poi sostituito da Clarence Seedorf. Allegri lasciò la squadra all'11º posto con 22 punti. Un anno dopo, Montolivo e compagni occupano la 7ª posizione con appena 3 punti in più rispetto al Milan di inizio 2014. Al termine del girone di andata mancano ancora 2 giornate. Non certo l'inizio che aveva sperato Gianfranco Zola. Il nuovo allenatore del Cagliari ha debuttato sulla panchina sarda subendo un roboante 5-0 in casa del Palermo. I rossoblù non incassavano 5 reti dal 9 marzo del 2012 contro il Napoli. In quell'occasione il Cagliari uscì dal campo contando addirittura 6 palloni in fondo alla propria porta. Non bisogna piangersi addosso, ha commentato Zola nel post partita. Meglio reagire. Nuovo anno in Serie A e stesse polemiche di sempre. Ieri la Roma di Garcia ha battuto in trasferta l'Udinese con un gol di Davide Astori, dapprima valutato dubbio e poi giudicato regolare dalle immagini TV. Non sono mancate frecciate da entrambe le panchine, in particolare in casa bianconera. Per un altro episodio discutibile a favore dei giallorossi, un mancato rigore nel finale per un'entrata folle di Manuelson su Koné. Attimi di grigiore calcistico che, tanto per cambiare, si ripetono quasi ogni weekend. Questa volta addirittura è sceso sul ring del calcio discusso il premier Matteo Renzi, che su Twitter ha cinguettato e poi cancellato un messaggio di risposta al proprio portavoce. Parlare di furto è stravolgimento della realtà. C'è chi poi ha storto il naso, ma il presidente del Consiglio non ha di meglio a cui pensare? Questa però è un'altra storia. Contro la Juve segna sempre lui, Mauro Icardi, quando vede bianco-nero, dà il meglio di sé. Nel big match giocato allo Juventus Stadium, l'attaccante argentino ha realizzato la sua 5ª marcatura contro la vecchia signora in 4 gare. È bastato un tiro a Maurito, il suo unico tiro della serata indirizzato in porta, per superare Buffon in uscita e gonfiare la rete. In passato aveva siglato 3 gol con la maglia della Sampdoria e 2 indossando i colori nero-azzurri. La marcatura firmata al 19esimo della ripresa è valsa il definitivo 1-1. Termina qui la puntata di oggi di CM News. Continuate a seguirci sul nostro sito e su Facebook all'indirizzo facebook.com/ilcalciomagazine.it. Appuntamento a domani!